allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto, che la città è un puntino, lo vedi quanto è bello dividersi un destino. Si tratta di un vero e proprio concept album che racchiude 16 canzoni, 16 storie di persone reali, ma diverse tra loro. È un disco che celebra la diversità e il diritto all'individualità, che secondo me va rispettata essendo cittadini delle stesse strade, ma con anime e sogni e desideri diversi. Vorrei che chi lo ascolta soprattutto abbia la voglia di innamorarsi degli esseri umani che vivono contemporaneamente come anime su percorsi paralleli tra di loro. C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire, ed una da adorare, io e te. Sono passati 5 anni dal mio ultimo disco, si chiamava Fatti Sentire, e non mi era mai successo prima di aspettare così tanto tempo tra un disco e l'altro. Devo dire che sono successe tantissime cose in questi anni nella mia vita, e alcune delle quali incredibili. Ritorno in tour dopo 4 anni dall'ultimo giro del mondo che abbiamo fatto, e abbiamo iniziato questo 2023 con una pazzia, posso dire, live. 2 continenti, 3 città, che erano New York, Madrid e Milano, in 24 ore, per festeggiare i miei 30 anni di carriera nel giorno in cui 30 anni fa sono diventata famosa a Sanremo. Adesso è arrivato il momento del tour vero e proprio, quello nei palasport e nelle arene di tutto il mondo, che inizia a dicembre in Italia e poi da gennaio andremo in Europa, da febbraio ad aprile saremo tra il Sud, Centro e Nord America. E sto preparando uno spettacolo per me speciale, perché voglio festeggiare i nostri 30 anni di carriera insieme.